Grazie Presidente. Oggi siamo qui in aula e stiamo discutendo sì di una delibera che riguarda la modifica di una convenzione, in particolare del programma di trasformazione denominato Vigna Murata. Ecco, in queste circostanze spesso si sono lette nel corso degli anni abbiamo ascoltato delle dichiarazioni spesso sbagliate e quindi a mio avviso occorre prima di tutto ristabilire un po' un briciolo di verità e ripercorrere la storia di questo programma, non certo per andare insomma a tessere nelle lodi o l'ammirazione politica. Me ne guardo bene anche perché le linee programmatiche del Movimento 5 Stelle e la nostra visione di città e di come dovrebbero essere orientati sicuramente e rafforzati gli investimenti è certamente molto diversa e ben delineata. Però secondo me è importante scandagliare i momenti nei quali le decisioni politiche sono state determinanti e ci hanno portato fino a qui oggi a parlare di una strada e della salvaguardia ovviamente di una collina e del verde. Ecco, questo credo che sia importante parlare di questo, anche perché quando parliamo di onestà bisogna anche avere l'onestà intellettuale per affrontare questi temi. Ciò che bisogna favorire, a mio avviso, è prima di tutto la conoscenza e non promuovere quindi una cultura diversa, che magari potrebbe essere una cultura dell'ignoranza, che può portare ovviamente a un facile consenso e lo schema è molto semplice, nel corso della storia lo abbiamo visto e speriamo che non accadano più queste cose: promettere, farsi rieleggere, non studiare, delegare, poi accusare altri della propria responsabilità per poi promettere ancora, non studiare ancora e magari nella melma farsi rieleggere ancora. Questa è un po' secondo me la dinamica della politica, di quella politica sbagliata che invece dalla quale noi siamo molto molto lontani. Ecco, in uno Stato di diritto l'agibilità delle scelte politiche discrezionali discende dal diritto stesso. Se così non fosse non saremmo più in uno Stato di diritto e quindi, salvo che si voglia mettere in discussione il nostro ordinamento e le nostre libertà, la politica deve avere la capacità di plasmare il diritto sulla base dei fabbisogni delle comunità e della visione del futuro. Purtroppo le amministrazioni comunali spesso, compresa Roma Capitale, sono gli enti schiacciati da una pluralità di fonti normative sovraordinate, regionali, nazionali, tant'è che è più facile scrivere sicuramente una proposta di legge che una proposta di delibera, che non sia magari un mero atto di indirizzo. Partiamo dal principio di questa storia, che può essere affrontata non già dal punto di vista della mobilità. Io vorrei affrontare il nocciolo in realtà della questione e il perché siamo qui. Cioè, oggi il terreno sicuramente della mobilità era un terreno fertile di approfondimenti, però vorrei soffermarmi sul tema della responsabilità politica. Di chi è la responsabilità politica di questo intervento urbanistico, Presidente? Chi ha voluto questo intervento urbanistico e chi è a favore di questo intervento? Ora, la narrazione dominante che ho percepito onestamente in questi 3 anni di consigliatura, che è basata su rivendicazioni apparse sulla stampa, insomma, è che la colpa di quei incompetenti che oggi sono al governo della città è colpa del Movimento 5 Stelle. Questo è quello che leggiamo nella narrazione dominante, la colpa è la loro. A questo punto gli incompetenti si difendono narrando carte alla mano che la responsabilità appartiene, e ho sentito altri colleghi parlarne, a scelte scellerate del passato, alcune delle quali non sono immediatamente risolvibili, ma no, neppure così è sufficiente. Seppure esiste il principio della continuità amministrativa che si sposa con quello del buon andamento riconosciuto dalla Costituzione, la responsabilità è sempre la loro, è sempre dei grillini ovviamente. I contratti possono essere stracciati, qualcuno dice, è una questione di volontà politica, non sempre purtroppo è così. Purtroppo l'indirizzo politico e amministrazione possono giocare insieme e devono giocare insieme in alcuni momenti della partita. Eppure
subiamo scelte del passato e le subiamo insieme alla cittadinanza. Noi che siamo qui e siamo maggioranza e stiamo governando, stiamo subendo una decisione politica del passato, e dopo le citerò. Eppure veniamo trattati come coloro che queste scelte le hanno volute approvate. Non è vero, questo ovviamente è falso, ma c'è un'altra stranezza. Le scelte politiche sbagliate del passato nessuno ne parla, vengono dimenticate, mistificate, mentre le operazioni di risanamento e di lavoro che ci sono state, abbiamo su questa materia abbiamo portato degli atti in aula già con le mozioni, che anche quelli sono atti di indirizzo, anche quelle spesso si perdono. Allora, in questa operazione, secondo me, di riacquisto un po' di quella che è la narrazione, insomma, dominante, che vede il 5 Stelle che si è incapace, purtroppo ogni tanto ci casca qualcuno, ci casca qualche consigliere, ci casca qualche giornalista, ci cascano altrettanti cittadini, ma non li biasimo, perché è ovvio che uno legge quello che viene scritto e viene raccontato, e ogni tanto, diciamo, queste notizie possono far pensare qualcosa di diverso. Spero che nessuno continui a cadere in questa trappola, perché sarebbe perdente e scorretto. Sarebbe veramente assurdo, Presidente, non riconoscere quale sia oggi l'oggetto della discussione. La strada è il punto, diciamo, la punta del problema. Oggi siamo qui perché il piano regolatore generale del 2008, che è stato approvato durante la consigliatura Veltroni, che è stato primo segretario del Partito Democratico, è il più grande errore e fallimento urbanistico di 150 anni della storia della città. Allora, se questo vogliamo far finta di non riconoscerlo, noi politicamente la pensiamo così. E ora vi racconto il perché, non con le mie parole, Presidente, ma con quelle di Italo Insolera, che è autore di Roma Moderna, e parlando del piano regolatore così rappresenta. Una quantità così elevata di cubatura non trova dunque giustificazione nei reali fabbisogni della città. Risponde esclusivamente ad alcuni segmenti ed è un regalo alla proprietà fondiaria. Si alimenta l'economia globalizzata dai grandi fondi di investimento, alle banche di affari, agli investitori finanziari. Ed è per questo, Presidente, che, scandendo quindi la responsabilità politica di questa operazione urbanistica, non posso che citare, oltre al piano regolatore generale del 2008 e quindi a quello da cui scaturisce, diciamo, la nascita del principio delle compensazioni urbanistiche, per cui per salvare un territorio, in questo caso magari era quello di Tormarancia, abbiamo la città e coloro che all'epoca erano presenti fatto atterrare milioni di metri cubi su tutto il resto della città. Questa è la verità, Presidente. Quindi, a questo punto, quando è partito questo programma? Nel 2012. Allora, io vorrei rappresentare a quella che è la narrazione dominante in questo momento di questa vicenda che questa consigliatura, il Movimento 5 Stelle, ha nel suo programma ovviamente la riduzione di questi strumenti, la restrizione di questi strumenti, ma che sta subendo decisioni politiche fatte da altri. E lo dico con i documenti alla mano, così come anche la delibera con cui è stato approvato questo programma, che è del 16 marzo 2012. E anche lì il Movimento 5 Stelle non era al governo della città, era al governo un'altra forza politica. Allora, Presidente, io penso che bisogna, per poter evitare di ritrovarsi ogni settimana, perché il numero delle convenzioni sono tante, ogni mese a dover discutere con la cittadinanza, e su questo io sono estremamente contento invece, a discutere del fatto di poter salvare tante volte con estrema difficoltà amministrativa, per quello che ho spiegato, poter salvare un territorio, io direi che è giunto il momento di dichiarare in modo chiaro che il piano regolatore del 2008 è il più grande fallimento urbanistico di questa città e va assolutamente cambiato. Grazie, Presidente.